Ciao. Dato che siamo dentro con tutte le scarpe nell'era del flame, dove non si può dire più niente perché le persone si triggerano in un attimo, anche per le opinioni più stupide, tipo chi è il più forte tra Thor e Hulk? Non è questo il momento. Noi abbiamo deciso di andare oltre, noi abbiamo deciso di dare spazio a queste opinioni controverse, noi abbiamo deciso di dare spazio alle opinioni pericolose. Ma siccome siamo fondamentalmente dei pavidi, non saranno le nostre opinioni, saranno le vostre opinioni. Quindi, ascoltiamo l'opinione pericolosa del giorno. Ciao a tutti, sono Davide e spero con questa opinione di non morire come Heath Ledger. E in sostanza, a me sta succedendo Star Wars. Scusate, ma il fatto che più che altro sia considerato un capolavoro come tanta gente pronuncia, cioè nel senso, ho provato a vederlo, ma il finale è sempre lo stesso. Sì. No, mi piace. Ciao, scusa Marco Gioni e buona giornata. Ma l'hai fatto te Star Wars? Può essere. Sì. Ah, scusa per la sua opinione. Sì. Mauro e Marco saranno di volta in volta gli avvocati dell'accusa e della difesa, ma decideremo con questa monetina chi sarà chi. E in più dovranno essere tanto bravi da convincermi, perché io sarò il giudice che deciderà alla fine qual è la verità assoluta. E se non siete d'accordo, scrivetelo nei commenti oppure fatevi un format vostro. Che tanto non vedrà nessuno. Testa o croce? Testa. Vabbè. Quindi tu? Io croce. Croce. Vado, lancio. Vai. Qual è la testa? Croce. Ah, io l'accusa. Quindi tu devi smontare la sua opinione. Certo. Quindi l'opinione pericolosa di oggi è che Star Wars non è un capolavoro come la gente pronuncia. Esatto. Come dice perché il nostro amico. C'è modo e modo di pronunciare. Lui dice così. Prego, parola all'accusa. Tutti quanti conoscono Star Wars e Star Wars è un capolavoro perché ha rivoluzionato la maniera in cui venivano fatti i film. È arrivato in un momento in cui il cinema era completamente diverso, c'erano un sacco di film molto cupi, che ne so, tipo quindi Taxi è un capolavoro Driver. A posteriori. No, è un capolavoro perché io invece tempo. Torno su una questione. Parliamo di quando è uscito solo episodio 4. Cioè tu sei l'omino che è andato al cinema e ha visto solo episodio 4. I primi 30 minuti di episodio 4 sono una mattonata sui che inizia qui e finisce a Timbuktu. Una mattonata. La mia ragazza, io ho provato a fargli vedere Star Wars almeno 4 volte, non siamo mai riusciti ad andare oltre i primi 30 minuti perché si appalla, perché è una noia. Ma perché la tua ragazza ha avuto la grande fortuna di stai nascere. Stai attento. La tua ragazza ha avuto la grande fortuna di nascere in un'epoca dove quella roba l'abbiamo vista milioni e milioni di volte grazie a Star Wars. La storia non di l'aveva Star vista Wars. Nessuno. Allora la gente che parla di Star Wars e dell'ultima trilogia dice ma la storia è una m***a, è piena di buchi di trama. Regà, Star Wars è tutto pieno di buchi di trama dall'inizio alla fine. Il punto è che non contesto, funziona la è storia. Stato creato un enorme Zio, universo. È solo perché c'aveva effetti speciali incredibili solo. Che è uscito dalla sala. Qualsiasi in un film tempo. Richiede un... una sospensione di incredulità. E il punto è che Star Wars sì, lo fa capito. Talmente bene perché per tutto il film tu non pensi a quanto è assurdo tutto non perché so il punto è che stai vedendo una cosa che non hai mai visto prima e che George Lucas si è fatto un culo così per portare sul grande schermo una visione che nessuno aveva idea di come si sarebbe potuta fare. Parliamo di tutto Star Wars, non solo dei primi tre originali. La trilogia 1, 2 e 3 è orrenda. Il primo pare Fast and Furious con le spade laser, gli sgusci, non si sa Anakin Skywalker da dove viene e vabbè. Il secondo è Beautiful con le spade laser. Il terzo si salva solo perché Darth Vader alla fine esce fuori e Darth Vader è figo. Però la trilogia vecchia è proprio insalvabile. Quella nuova, vogliamo parlare di quella nuova, l'imperatore che torna? Ancora? Basta. Però sono riusciti a creare un intero universo che è talmente influente che ancora oggi la gente continua a volere roba di quell'universo. Ma la Disney ha dovuto spendere non so quanti miliardi, perché ne ha spesi tantissimi, solamente per avere il privilegio di poter produrre. La gente si beve quello che gli dai. Però dai, si beve quello che si vuole comprare, perché altrimenti così. Io sarei ricco domani. Macchina da soldi. Star Wars ormai è proprio famo cash. Sì, famo uno Star Wars. Perché? Perché la gente va al cinema per vedere le spade laser. E come laser. C'è diventata? Ma c'è diventata, ma come non c'è ci campa più adesso. E se nasce oggi un bambino e se va a vedere Star Wars... Non è vero, non perché lo Star Wars... Non lo concepisce come non un è capolavoro. Vero. Lui dice che non è un capolavoro e che non riesce a farsi ma piacere. Ma questo è come le persone che vanno oggi, davanti... non te lo accogli. Ma è come le persone che vanno davanti al quadro di Picasso e dicono per me sono una serie di cubi e di quadrati. No, perché non riesce a vedere... È molto diverso perché Picasso ti colpisce oggi come nell'età della pietra allo stesso modo. Invece Star Wars oggi con gli effetti speciali dell'epoca non ti colpisce. Quindi, adesso avete gli ultimi 20 secondi per le arringhe finali. Via, prego, parti tu.
il fatto che Star Wars continua ad esistere oggi e continua ad esistere in una maniera così prepotente all'interno della cultura cinematografica di tutti è testimonianza del fatto che, volente o nolente, che ti sia piaciuto o non ti sia piaciuto, è qualcosa che ha lasciato il segno, e quello è un capolavoro. È già stato deciso a livello storico e culturale, l'hanno già deciso tutti che è un capolavoro. Quindi, secondo quello che hai detto, l'universo Marvel tra 20 e 30 anni sarà un capolavoro, perché ha comunque avuto un impatto nella storia del cinema, e quindi la Marvel, i film Marvel sono un capolavoro? Basta questo? Non credo, perché i film Marvel non sono un capolavoro, Star Wars non è un capolavoro, purtroppo. A me mi dispiace, ma non è così, perché la trama non regge e quindi non è un capolavoro. I capolavori sono senza tempo, Star Wars non lo è. Io penso di avere tutte le informazioni per poter prendere una decisione. Siete stati abbastanza bravi, ma uno soltanto dei due mi ha convinto veramente. Mi prendo un attimo per ragionare. Fatto. Ragionare. Hai già fatto? Un attimo. Bravo, mazza. Quindi, la persona che mi ha convinto e quindi la tesi che ha vinto è... La difesa! Quindi il nostro amico ha ragione e l'opinione pericolosa è confermata. Star Wars non è il capolavoro come tutti pronunciano. Questo episodio finisce qui. In descrizione trovate il link al numero WhatsApp tramite il quale potete mandarci tutte le vostre opinioni pericolose. Quindi, per esempio, non lo so, Kubrick, bravo, però un pelino sopravvalutato. No, non è il momento da lasciar perdere. Se non siete d'accordo con l'opinione che ha vinto, cioè la mia e quello dell'amico da casa, che Star Wars non è un capolavoro, provate nei commenti a scrivere quello che pensate e scannatevi con chi invece sostiene la mia tesi. Che saranno la maggior parte di quelli che sostengono la mia tesi. No, scannatevi, sì. Guarda. Rendete i commenti sotto a questo video il Colosseo, dove sfogate tutte le vostre frustrazioni. Proprio dovete fare schifo, però per essere poi delle persone migliori nella vita vera. Cioè, questo è un servizio come forniamo. Esatto, è un servizio terapeutico. Sì. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se siete iscritti, attivate la campanella. Noi ci vediamo alla prossima opinione pericolosa. Perché Kubrick è il regista migliore. Basta, Maria, io. No, allora lui ha fatto. Lui faceva un genere, si staccava, non era capace e passava a quello successivo. E poi anni e anni tra un film e l'altro.